Buongiorno a tutti. Abbiamo un messaggio oggi, quello di agosto 2024, che è molto vicino a quello precedente e anche indietro, perché dice appunto: la mia preghiera con voi è per la pace. Ecco. E quindi vedete, questa è la cosa più importante che dobbiamo fare, anche se appunto non siamo tanto abituati, ecco, a pregare per il mondo, ma bisognerebbe farlo tutti i giorni, ecco. E quindi ci sono delle cose che abbiamo già visto, molto simile a quello precedente. E al centro, ecco, di questi messaggi c'è la pace, però chiaramente parla delle guerre che ci sono in corso, ecco, in tutto il mondo, soprattutto l'Ucraina e la Terra Santa. Ma leggiamo il messaggio. Cari figli, oggi la mia preghiera con voi è per la pace. Il bene e il male lottano e vogliono prevalere nel mondo, nei cuori degli uomini. Voi siate uomini di speranza, di preghiera e di grande fiducia in Dio Creatore, al quale tutto è possibile. Figlioli, la pace prevalga in voi e attorno a voi. Vi benedico con la mia benedizione materna affinché, figlioli, siate gioia per tutti coloro che incontrate. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Allora, guardiamo la prima frase. La mia preghiera con voi è per la pace. Ecco, vedete che qua la Madonna vuole pregare con noi e ci guida per la pace. Quindi è la cosa più importante, perché ci sono delle guerre dappertutto. E la guerra, appunto, come dicevano i nostri contadini, è la vendemmia del diavolo, perché gli uomini si ammazzano gli uni con gli altri, anche se non si conoscono. Ecco, vedete, e questo è molto è la cosa più agghiacciante, perché i soldati sono costretti ad andare in prima linea, ecco, però, e poi ammazzano. E quindi il soldato deve ammazzare un altro che non conosce, quindi sono tutti dei killer, insomma, certo sono stati mandati, lì ci sarà un giudizio un po' minore, ecco, però in certi casi, ad esempio, quando c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, qui quelli che volevano conquistare tutto il mondo cantavano, ecco, quando andavano al fronte, ecco. E quindi la Madre del Signore vuole pregare con noi. Ecco, guardiamo le prime parole della Madre del Signore: la mia preghiera è con voi e per la pace. Quindi ci sprona, ecco, a mettere tutte le nostre forze nella preghiera per la pace, perché il mondo ha bisogno di pace. Ecco, ne abbiamo già accennato. Ecco, guardiamo la seconda parola della Madre del Signore. Dice: il bene e il male lottano e vogliono prevalere nel mondo e nei cuori degli uomini. Ecco,
Allora avete bene e male, quindi cosa vuol dire? Che il mondo è diviso in due. Ci sono quelli che non vogliono Dio nel loro cuore e dall'altra parte ci siamo noi invece che vogliamo la pace, ecco, e vogliamo che regni Dio, il Signore. Però c'è una lotta, allora che capite che qui non c'è più la politica. La Madonna è andata molto in profondità nei cuori delle persone. Ecco, ci sono quelli che vogliono la guerra e gli altri che vogliono la pace. Ecco. E vogliono prevalere nel mondo, quindi gli uno e gli altri, alcuni per il bene, per un mondo migliore, e gli altri invece no, per essere dei dittatori sulla terra, ecco, praticamente. E queste cose che ci dice la Madonna è perché lei vede tutto, ecco, da lassù, ma anche quando viene qua, ecco, lei vede tutti gli uomini, ecco, gli spiriti angelici sanno tutto e anche i cittadini del cielo e vedono le cose in profondità. Ecco, vede appunto che siamo in una guerra tra la luce e le tenebre, come ha detto in un altro luogo, e in un altro passaggio la Madonna ha detto che in questa epoca una grande quantità di uomini, una metà vanno all'inferno, un'altra grande metà è nel purgatorio e sono pochissimi quelli che entrano subito in paradiso. Quindi ci ha detto tutto. Chi è che può dire delle cose così se non la Madonna? Nessuno. È come se avesse il satellite e vede tutto quello che fanno gli uomini, ecco, uno per uno. Ecco. Leggiamo la terza. Dice: voi siate uomini di speranza, di preghiera e di grande fiducia in Dio Creatore, al quale tutto è possibile. Questo ce l'ha detto anche nel messaggio precedente, speranza, preghiera, e poi qui dice un'altra cosa, la fiducia in Dio Creatore al quale tutto è possibile. Ecco, la fiducia, che cos'è si potrebbe dire la fede, ecco. E invece no, la fiducia, perché noi sappiamo che Dio c'è. Abbiamo fiducia in Lui, nella Madonna, nel Signore, ecco, perché noi siamo cittadini del cielo, già anche sulla terra. Questa cosa che vi dico sembra strana, ma lo dice il Signore. E dice: io vi ho tratto dal mondo, voi non siete del mondo. Ma parlava ai suoi discepoli che erano ancora in questa vita. Ecco. È molto bello che dica allora fiducia. Non è più solo la fede, perché se io dico la fede sembra che io dica io credo in Dio, però poi non lo conosci, non leggi il Vangelo, non leggi la Sacra Scrittura e non sai niente di Dio. Ecco, c'è anche una fede molto blanda, ecco, invece di dire fiducia, ecco, perché noi sappiamo benissimo, ecco, che il nostro Padre è Dio Creatore, è il nostro Signore, la nostra guida, come anche sua madre. E il fatto che la Madonna da 40 anni venga sulla terra, vuol dire che siamo in una epoca disgraziata, e quindi ci vogliono le preghiere. E dice che il creatore
Perché, dice il creatore, è perché lui ha fatto tutto, è lui la vera guida, Dio onnipotente che può fare tutto quello che vuole. Qui dice appunto, per lui tutto è possibile. Ecco, perché le redini della storia, anche se è una storiaccia, è sempre lui, ecco, che riesce appunto a mutare le guerre e fare la pace, ecco, però ha bisogno di noi. Anche se siamo pochi, la cosa più importante è la qualità. Ecco, ormai noi cristiani siamo pochi, ecco. Medjugorje è un'isola felice, ecco, però andando nelle chiese ormai ci sono solo delle teste bianche, ecco, siamo in un momento molto difficile, quindi chiediamo alla Madonna che abbiamo fede in lei che sta con noi in questo momento drammatico dell'umanità. In questa parola tutto è possibile, ecco, e sembra appunto quella parola che la madre del Signore ha avuto dall'angelo, è più o meno la stessa cosa. Ecco. Nessuna parola, dice così, è impossibile a Dio, però vuole che appunto ci sia almeno un piccolo resto di gente, ecco, che veramente che prega, che abbia speranza, preghiera e anche fiducia in Dio, nel Signore e nella nostra Madre. Ecco. Poi dice: figlioli, la pace prevalga in voi e attorno a voi. Qui l'ha detto anche precedentemente, la stessa parola. Si dice figlioli. Perché dice in voi? L'abbiamo già detto precedentemente, comunque vuol dire che la pace bisogna coltivarla con la preghiera, perché è un dono sovrannaturale. Ecco. Che viene dallo Spirito Santo. Ecco. E il Signore ci ha detto che la pace interiore che abbiamo noi, che dovremmo avere noi, si può trasmettere. Ecco. E ce lo dice nel Vangelo, eh. Adesso vi faccio vedere e lo guardiamo. Il Signore disse ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Sapete che questo qui, pace a questa casa, è la formula, ecco, ebraica, perché shalom vuol dire pace. Loro si salutavano dicendo appunto shalom, è la stessa cosa. Ecco. Però dice, dite pace a questa casa. Ecco, poi dice: se vi sarà un figlio della pace, anche questo è l'ebraico, dice così, cioè uno che appartiene alla pace, cioè che desidera la pace, vuol dire, ecco, figlio della pace. Ecco, se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui. Altrimenti ritornerà su di voi. Vedete? Ecco. Possiamo anche essere ricolizzati, ecco, se vogliamo la pace, perché sembra una cosa impossibile, invece no, noi dobbiamo andare per la nostra strada. Ecco. Però vedete che allora, come dice il Vangelo, che appunto se veramente abbiamo la pace interiore, allora si trasmette da sola, anche senza parlare, ecco, perché è un dono sovrannaturale.
Però bisogna coltivarlo con la preghiera e chiederlo al Signore. Il Signore ha detto: vi lascio la pace, non come la dà il mondo, vi do la mia pace. Ecco, che è solo del Signore, perché la pace del mondo è una dittatura, ecco. C'è uno solo che comanda e che tutti gli altri devono stare zitti. Questa non è la. Sì, non c'è la guerra, però è una dittatura. La Pax Romana la chiamavano così. Ecco. Poi si diceva a Roma: ecco, se vuoi la pace, preparati alla guerra. Dicevano sempre così. Ecco. Ma la nostra pace è tutta un'altra cosa. E nel libro dei Salmi, l'orante cerca la quiete interiore, la pace interiore, che vuol dire anche non avere, appunto, dei risentimenti, dell'odio. Se c'è l'odio, non c'è più la pace. Quindi non è facile. Bisogna guardarsi dentro per avere la pace, ecco. E poi per sapere che ci aiuta soprattutto la preghiera, quella personale, perché ci vuole anche quella lì, non basta andare a messa. Pace a tutti voi e buona giornata.